Bella ragazzi, qui XWill e ben ritrovati nel mio canale in questo nuovo video. Oggi siamo qua ragazzi, ritornati con il nono episodio della serie di Watch Dogs 2. Comunque sia raga, devo andare nell'hacker spazio perché mi han chiamato per l'hacker spazio. Quindi ci dobbiamo ritornare. Da un bel po' che non ritorno qui sinceramente. Anche se dovrebbe essere fondamentale ritornarci, perché comunque sia ti fabbrichi le armi, le munizioni eccetera eccetera. Però si vede che non ne uso tante alla fine munizioni, no? Anzi, prima di avviare la missione, posso stamparmi il cazzo di quadricottero che mi serve a me? No, costa 67.000, ma io quanti soldi c'ho? Sono sempre povero. Ho 35.000, regà. Vi giuro che mi metto lì, hackerò tutto il mondo, tutto San Francisco e mi faccio sto drone, eh? Perfetto, vediamo sto filmatino. Forte. Grazie, sì. Prego, signore. Ho fatto del mio meglio, sai? Ok, e sei stato bravo. Non dico che mi stai incolpando di qualcosa. Dico che... Ma non capisco niente se non ho chiesto di riprogrammarlo da capo. Ora basta. Ma che... Sì. Ho qui qualcosa. Oh. Wow. Ben fatto. Ehi, 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 basta, Bull. È cocaina liquida. Secondo te a Josh fa bene? No, non se ne parla. Ci siamo! Sì! Allora voglio dire una cosa a tutti i presenti, a noi stronzi del Dedsec. Che come hackeriamo, programmiamo e rubiamo noi, non lo fa nessuno. Questa magari diciamola alla polizia, ma brindo al Dedsec! Perfetto, raga, praticamente si sono ubriacati e hanno fatto partire il... Ora dobbiamo trovare una smart home ed entrare nel server. Smart home. Che aspetto ha l'unità esempio all'Aed Complex? Vediamo, sicurezza scarsa. Mi sembra il posto giusto per testare. Dovrebbe. Okay. Grazie per l'ottimismo. Ok. Comunque si hanno fatto partire il robot, ho visto. Però, boh, vorrei vederlo, ma non lo vedo. Cioè, comunque dirigiamoci verso la missione, perché qui alla fine era solo per il filmatino, che tra l'altro c'era la musica. E spero vivamente che non sia copyright, perché già una volta mi è capitato di prendere il copyright per una musichetta del cavolo. Dov'è la meta? Guarda lì dov'è. Andiamo in un posto nuovo, raga, in un posto totalmente nuovo. Ok, raga, siamo arrivati. Sinceramente non vi so dire dove siamo arrivati, sapete? Mi sembra tipo la zona, quella che vedevamo nel filmatino là, tipo 3 episodi fa. Vabbè, dai, adesso c'è la scenetta. Oh mio Dio. Cosa? Ehi ragazzi, il debutto è riuscito. Sono dentro. Ottimo lavoro, Marcus. Dai un'occhiata dentro la casa. L'AUM conserva tutti i dati degli utenti in locale come misura di sicurezza. Se riesci ad accedere ai video delle persone che visitano la casa, questo riuscirà a far scattare l'allarme. Ricevuto. Cosa? Cosa? Cos'è? Oh! 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 Personale non autorizzato. Non ci credo. Ha chiamato rinforzi sto schifo. Ma chi l'aveva visto? Oh mio Dio. Il bello è che non posso hackerarlo, regà, perché è 2.0 lì, ste cagate qui, e non posso farci nulla. Comunque si è arrivato. Eh sì, è arrivato il tizio. Mamma mia che schifo. Così subito alla prima mi hanno beccato. Guarda lì! C'è una musica che spero vivamente che non sia copyright anche questa. Comunque sia, come faccio ad entrare? Un casino, eh. Ok, scherzavo. No! Un altro robot maledetto, che cavolo, raga, che cavolo. Guardalo lì che fiero che cammina. Maledetto che non sei altro. Con Marcus mi nascondo qui, raga. Scendo con il mini bot. Vediamo un attimo che succede. Tanto qui è aperto, l'unica cosa che devo stare attento è a sti cavolo di robottoni mega galattici. Qui L1 hackera. Non so. Perfetto. Non è che quel coso se mi vede mi fotte. Vediamo. Che casino, raga. Ah, devo andare lì? Proprio a pennello, raga. A pennello, veramente. Però c'è sto tizio che non mi piace a me. Devo aspettare che fai il giro sto coso, raga. Mamma mia, che fastidio però che non posso hackerarlo e dargli la scossa. Dai, tanto non credo che
si giri così di scatto. Perfetto, dai. Qui il primo pezzo credo che l'abbiamo fatto. Ok, ritornata alla corrente, perfetto. Benvenuto alla Arm, la casa smart del futuro. Ah, ok, figo. Ricordate di interagire con lo spazio interno. Toccate, sfiorate, aprite e usate ogni oggetto capito? Che vi attira. Avete capito? È la vostra sì, esperienza, sì, il sì, vostro sì, viaggio. Bravo, bravo, dai. E quando verrà il momento di fare una scelta, ricordate, non è casa se non è una Aum. Che cavolo di figata però, regà. Cioè, questa qui dovrebbe essere la casa del futuro. Mamma mia, se sarebbero veramente così una figata. Cioè, il garage dove ce l'ho praticamente dentro casa. Ma cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? Qui devo aprire? Apri la porta. Addirittura, raga, che porta? Che porta? E qui cosa devo fare? Hackera? O cosa ho fatto? Ah, recupero dati. Sto facendo tutto con il robot, raga. Sono felice di questa cosa, eh. Sono abbastanza felice di questa cosa. Perfetto. Obiettivo completato. Ho finito. Perfetto, non mi lamento. Allora, sì, sì, io esco. Ciao. Lavoraci, Tulli. Tanto abbandona l'area, devo uscire, ciao. Perfetto, raga, missione completata. Sta missione devo dire che è durata veramente poco. Quindi mi sa che per questo episodio andremo a fare due missioni, perché alla fine è stata una missioncina. Cioè, dall'hackerspazio a qui, poi due secondi di missione dentro quella casa, cioè... Vedete, raga, c'è la possibilità di hackerare qui il robottino. Però ho bisogno di più punti, raga, cavolo, se me ne accorgevo prima lo usavo. Dai, questo qui però lo prendo perché è neutralizzazione città. Comunque, se devo raggiungere il segnale della Aum 2.0... Raga, io amo questa strada dritta, così vai. Cioè, guarda, non tocco un cazzo, vado dritto ed è bellissimo. Ok, raga, stiamo per arrivare. In effetti siamo già arrivati. Scendi dall'auto, perfetto. Ragazzi, pali, sono vicino all'accesso. Devo scoprire dove collegarmi. Ok, perfetto, collegati. Vediamo un attimo. Ok, ci siamo. Wow. La Aum riceve dati da tutte le parti. Non credo che questo sia solo il 2.0. Hai ragione, okay. Qui c'è troppa roba rispetto al numero limitato di apparecchi già in servizio. Entro nel loro sistema per scoprire dove mettono tutte queste informazioni. Ti faccio sapere. Ok, praticamente sembra che abbiano più sistemi sparsi per la città. Questo qui non è che sia chissà quale ottima idea. Tra l'altro hanno cose lasti nuovo, il robottino del cavolo. Per carità, il robottino mi piace anche, però se magari romperebbe di meno le scatole sarebbe qualcosa di utile. Non posso disattivare quello, non posso disattivare questo, è tutto attivo. E qui, raga, credo che avremo problemi per un bel po'. Per un bel po' di tempo avremo bei problemi. Oh, ma fulminato, eh. Cosa? Vabbè, raga, questa qui me la segno. Cioè, lui era messo lì e aspettava che non mi che mi facevano fuori il coso. Cioè, mi aveva trovato, però non mi volevo uccidere, va bene. Per ora, raga, l'unico metodo che ho per togliermi di mezzo sto cavolo di robot è sparargli con la pistola qui. Questa qui, così si disattiva. E che cavolo, mi segna la polizia. Mamma mia, oh, raga, un attimo di pace, non si ha qua. Non sia un attimo di pace. La porta non posso entrare perché è sigillata. Vi dirò di più, adesso muoio, sapete? Sapete che adesso muoio, vero? Perché ho pochissima vita. Sono allo scopo. Vabbè, cavolo. Alla fine, raga, sono felice di essere morto. Sono veramente felice di essere morto. Allora, devo ispezionare con le telecamere, raga. È l'unica che mi viene. Dove sono le telecamere? Raga, e che è quella cosa lì? E che è quella cosina lì? Senti? Ok, raga, saliamo a bordo di sta cosa, perché comunque sì, è molto utile. Credo che salire sul tetto in queste situazioni sia utile. Vi giuro che proverei a fare tutto dall'alto, perché il vero problema non sono gli umani, quel robot. La stanza dove io devo andare si trova lì più o meno. Allora, raga, l'unica soluzione è questa. Devo provare a lanciarmi lì da qualche parte. No, non volevo cadere di sotto, cavolo, volevo mettermi là. Comunque sia, sono dentro, e già è un passo avanti che sono dentro. Raga, lì c'è il tizio con la chiave d'accesso. Grande, grande, grande. Ho avuto la chiave d'accesso, perfetto. Questa è veramente un'ottima notizia, perché se ho la chiave d'accesso ora provo a lanciarmi nuovamente lì e vediamo cosa riesco a fare con il mini drone. È troppo casino, raga, è troppo casino questa cavolo di missione. Ho bisogno di potenziarmi veramente di tanto, e dico di tanto, la ruota lì delle abilità.
Dai che forse... No! Di mezzo millimetro, ma può mai essere? Si è suicidato, raga, gli è esploso il coso! Avevo attivato il coso che appena passava esplodeva ed è esploso, perfetto. Mi sta bene, raga, mi sta bene veramente. Allora, ti prego, non cadere, non cadere. No! Devo andare a tentativi, raga, richiamarlo e cercare di buttarmi qui di sotto. È difficile, raga, è veramente difficile. Raga, ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta, perfetto. Allora, zio, te ti ricarico qui il bonnet e ti sconcentro. E io nel frattempo passo, hackera qui ed entra, perfetto. Con calma. Con calma, siamo dentro, raga. Siamo dentro. Cos'è quel coso? No, non mi interessa. Spegni sto schifo. Come lo distraggo, raga? Distrailo così. Però mi vede. Sto tizio, raga, dà problemi. Non posso fargli esplodere il telefono. Perché posso far esplodere il telefono su sto gioco, raga. Distrailo. Non so quanto ci mette qui a mettere. Ok. Cosa? No. Devo fare un qualcosa, raga. Devo fare un qualcosa. Mettiti qua, nasconditi. Cosa che devo fare? Allora, raga, non so cosa, ma qualcosa hanno visto loro. Sta missione è di una difficoltà veramente elevata, raga. Cioè, siamo passati da una missione stupida a una ad una missione veramente elevata a livello di difficoltà. Cioè, l'unica che posso fare è così. Ucciderli così, a uno, con la scossa. Perfetto. Giù in teoria non c'è nessuno più. O sbaglio? E alla fine mi ha sgamato, bastardi. Guardali lì, oh, ma che sono dei velociraptor? Che cavolo, io qui sono praticamente allo scoperto, ma in una maniera brutale, raga. Ma in una maniera veramente brutale. L'unica cosa che posso fare è entrare qui e salire, raga. No, no! Ci sto mettendo una vita, raga. Io non ci credo, mamma mia. Oh, scendi sto coso, riadotto di nuovo quella tecnica. L'unico problema è che c'è quel bastardo dentro quella cavolo di stanza che non mi fa capire nulla. Se non ci fosse, io già capirei molto di più. Ma io, raga, tipo, non mi posso rimanere qui sopra, così rimango abbastanza incognito e mi lancio giù con il robottino. Non credo esploda se io mi lancio da qui. Vediamo. Ok. No, è esploso. Però, raga, la soluzione per non farlo esplodere c'è. Scendo questo qui a metà, così il dolore è metà per il robot, no? In teoria, se io lancio il robottino lì e poi lì, non dovrei subire tanti danni. Ok, raga, posso riutilizzarlo. Spero che la mia teoria funzioni. Lo spero vivamente. Aspetta, ma posso controllarlo? Non ho problemi, allora. Io me lo sposto apposta giù. Così non dovrei avere problemi. Posso scendere fino al... Vediamo. Grande. No, che fa? Perché? Comunque sia, raga, tanta roba. Guardate dove diavolo mi sono fermato. Però... Esci! Mi spiegate perché dalla parte dove c'è l'edificio non posso... finalmente. Allora, adesso facciamo tutto con calma. La chiave d'accesso adesso è bloccata, credo. Sì, sì. Per forza. Allora, quel tizio non ha la chiave d'accesso, però io attivo quel coso, così appena passa muore. Qui dietro abbiamo un altro tizio. Posso fare qualcosina con lui? No, no, coniglio tua mamma, dai. Regà, faccio un'altra cosa. Mi prendo la chiave d'accesso e buonanotte. Vieni qua, hackeralo, per favore. Allora, la porta è aperta. Adesso vado direttamente nella porta. Voglio vedere che diavolo succede. Se mi lancio da qui, in teoria muoio. Sapete che non lo so. Sì, ok, ho fatto la pessima cosa che potevo fare. Ancora sono anonimo, raga. Io scendo sto coso qui. Non posso controllarlo in questa maniera. Perfetto, scendila. Scendi, scendi, scendi. Sì, sì. Dai, dai, lanciati. Ok, non ti fare vedere, però non ti fare vedere. Nasconditi, ottimo. Ora sto tizio qui io lo ammazzo male con lo storditore. Perfetto, dormi. Devo farlo tutto in questa maniera qui, raga. Tutto, e quando dico tutto veramente. Allora, rubiamo i soldi, gli chiamiamo al telefono, così possiamo muoverci più tranquillamente. Vieni qua, a te ti ammazzo direttamente. Perfetto. Tu muori direttamente, così almeno mi fai un favore a me che ti levi dalle scatole. Apro la porta. E il tizio? Che fa? Niente fa il tizio, raga. Non fa niente il tizio, perfetto. Ora devo entrare qui dentro. Entra. Avete sentito? Vediamo. Facciamogli squillare il telefono, raga. Dai, 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 dai. Boom. E dormi. E devi dormire qui. Attivo la scossettina. Dov'è? Dov'è la scossettina? Attiva la scossettina. Ok. Chiudiamo la porta, così almeno nessuno sospetta di nulla. E utilizziamo
sto coso qui, cosa che devo fare? Voglio capirla sta cosa. Non ho capito se devo trovare una chiave d'accesso, fare qualcosa, raga. Come faccio a sbloccare sto pezzo qui? Che casino, che casino. Qui non me lo fa controllare in teoria, quindi non posso fare nulla con questo. Qualcuno ha aperto la porta. Hackeriamo la telecamera, vediamo un attimo cosa ha. Ok, ora è tutto più chiaro. Qui devo fare così. Apri qui. Così. E adesso devo usare quella telecamera. Perfetto. Fai così. Fai così. Sblocca qui. E fai così. Ora utilizza quella telecamera. Fai così. Utilizza quella fotocamera. E L1. Perfetto. L1. Qui. Ok, c'è un video che posso chiuderlo perché alla fine non mi frega nulla di questo video. Qui pure, vabbè, posso chiuderlo. Qui cose che mi interessa a me, mi interessa creare quel cosino lì. Quindi L1. Ok, sto per aprire la diga. Ora. Ora. Perfetto. Ah, ok. L'ha hackerato, raga, l'ha hackerato malamente. Ci sono adesso tutti i disegnini del DedSec. Perfetto, ottimo. Quel tizio si sveglia e ne entra un altro. Dormi. Dormi pure. Cioè, vieni qua. Vieni qua, vieni qua. Boom. Ciao ciao. Cosa hai fatto? Che vuoi dire? Vi ho fatti entrare. E hai allertato la sicurezza della home allo stesso tempo. Devono avere un sistema ausiliario che controlla le connessioni. Nasconditi lì e aspetta. Succhiamo tutto a tempo di record. Ok, forza. Allora, raga, mi ha detto che devo stare qui ed aspettare. Poi posso andarmene. E come esco? Spacco i vetri da qui e me ne vado, raga. Me ne vado veramente in una maniera incredibile. E lì cosa fa? Aspetta, non mi dire che ancora devo fare qualche altra cosa. Perché adesso ci sono i tizi qui. Allora, lì ce n'è un altro. Se io li addormento tutti, raga. Se io li addormento tutti. Cos'è? No, 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 no. Da dove cazzo si è svegliato quel tizio? Dimmi che c'era un jack. Per fortuna, raga, c'era il check. Per fortuna, altrimenti mi incavolavo veramente in una maniera assurda. Non è normale. Però adesso forse sai che è meglio. Perché in teoria qui adesso è tutto molto più, molto più easy. Cioè, sto recuperando i dati. Questo coso qui a che serve sto pannello, raga? Mica l'ho capito. Non posso farci nulla. Allora, raga, vieni qua. Dormi. Perfetto. Adesso non c'ho più neanche quello dietro. Quindi è stata una comodità alla fine morire, forse. Ma non mi ricordavo che c'avevo quel tizio dietro. Per questo sono morto, raga. Sono stato fottuto. Allora, spegni quella porta. E spegni anche questa. L'ha aperta? Maledetta che non c'è altro. Arrenditi, vieni qua. Sì, 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 sì. Vieni qua, vieni qua. Vediamo chi si arrende. Vediamo chi si arrende. Vieni. La porta è aperta. Dormi. Qui ne aprono un'altra porta, raga. Aprono quella e chiudono questa. Ma che fate? Dormite tutti lì. 99. 100. Perfetto. Abbandona l'aria. Abbandona l'aria. Qui sono vetri. No, perfetto. Come faccio ad abbandonare l'aria? Devo romperlo, ma non so se sono vetri antiproiettili, raga. Potrei fare un po' di gente. Sì, effetti, sono dei vetri antiproiettili, quindi devo andarmene così. Quindi giù di pistoletta, apri la porta e vai via. Da qui è chiusa, quindi devo usare lì l'ascensore, quella lì di prima. Ok, raga, l'ascensore c'è. Controlla e andiamo in alto. Ok, raga, utilizzo questo. Quello che ho usato per entrare lo uso per... Io non ho parole, raga, veramente. Cioè, ma non ho parole. Mi tocca rifare tutto sto coso. Mamma mia, raga, ma che cavolo. Perché non esiste una compilation delle morti più assurdi su Watch Dogs? Appena attivato il computer si è lanciato di sotto, Marcus. Ma che gli passa per la testa? Io, raga, vi giuro, rimango allibito. Cioè, veramente, ma che cavolo? Che cavolo? Perché? Perché proprio a me tutte queste cose strane, raga? Perché? Perché? Vieni qua, muori, dormi lì. Che cavolo vuoi fare, fai? Ok, raga. Perfetto, adesso possiamo uscire con calma. C'è solamente sto tizio qui. Che se magari entra, gli do una scossetta. No, non entra, perfetto. Apriamo la porta. Stiamo attentissimi, raga. Posso uscire da qua?
Dimmi di sì, dimmi che posso uscire da qua. Apri la porta. Ok, forse posso uscire da qua, raga. Forse posso uscire da qua. Sì, 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 sì. Ciao, ciao, robottino. Oh, raga, alleluia, ce l'abbiamo fatto. Obiettivo completato. Mamma mia, che casino. Ma dai, cosa? Non va, così non va. Sitara, cosa sta vedendo? L'AUM raggruppa gli utenti in flussi differenziati e poi vende l'accesso ai dati ad altre aziende, alle assicurazioni sanitarie soprattutto. E allora? Se ordini la pizza troppo spesso, il premio sale alle stelle. E l'AUM ci guadagna. Wow, brutta storia. E questo è soltanto l'inizio. Esamineremo per bene i dati e selezioneremo le parti migliori per un video. Che cosa sta facendo? Perché ha uno scopino nel culo? Ehi, spoiler! Spoiler! Cos'è i spoiler, spoiler? Non ho capito, raga, mi ha spoilerato qualcosa per caso il tizio dicendomi uno scopino nel culo? Quindi, ragazzi, che dirvi? Fatemi sapere se il video vi è piaciuto lasciando un bel like. Questo episodio è durato veramente un casino. Quindi, raga, se non superiamo assolutamente i 40 like e non condividete questo video, vi uccido. Quindi, se volete passare dalla pagina di Facebook e dal profilo Instagram, trovo il link qua sotto in descrizione. Iscrivetevi al canale per nuovi video. Qua di Xwill è tutto. Bella, raga!